E oggi vediamo il terzo dei metodi per risolvere sistemi lineari, due equazioni infinite, sul metodo del confronto, che è molto simile a quello della riduzione. Cominciamo con un esempio. Supponete di avere a che fare con questo sistema. X più 2y uguale a 5 e 5x meno 4y uguale a 0, sono uguali a 1. Qui il sistema si presenta in modo tale che né la x né la y hanno coefficienti uguali a 1 o a meno 1. Quindi quello di sostituzione non è più indicato, non è sbagliato, ripeto, ma non è quello più indicato, né hanno coefficienti uguali o opposti. Ok? Una possibilità, volendo usare i due metodi già conosciuti, è questa. Posso moltiplicare la prima equazione per 2, qui avrei 4y, faccio la somma e riduco la y, e la sparisce. C'è un'altra possibilità che non è molto diversa da questa, ed è la seguente. Consiste, il metodo del confronto, nell'avere nelle due equazioni, a sinistra o a destra dell'uguale, la stessa espressione. Quindi fate conto di avere qualcosa del tipo A uguale a B, A uguale a C, dove in A e in B e in C ci sono contenute le x e le y. Chiaramente la cosa diventa utile se in B e in C è presente una sola delle due incognite. In questo modo, applicando la proprietà transitiva dell'eguaglianza, se questa espressione è uguale a B ed è uguale anche a C, queste tra di loro sono uguali entrambe alla stessa cosa. Quindi da questo potete dedurre che B e C hanno lo stesso valore. Lo scopo è fare in modo che l'equazione che ottenete dal confronto, cioè confrontando questa equazione con questa, contenga una sola incognita, se no è poco utile. È chiaro? Quindi faccio in modo di avere a sinistra, ripeto pure a destra, la stessa espressione, non importa se è semplice o se è complicata, basta che sia la stessa. Quando si riesce a fare così, allora il metodo che applico si chiama metodo del confronto. Confronto un'equazione con un'altra. Se le due hanno lo stesso termine a sinistra o a destra, allora anche l'altra parte dell'equazione deve per forza di cose avere lo stesso valore. Non faccio altro che applicare la proprietà transitiva dell'eguaglianza. Se A è uguale a B e A è uguale anche a C, anche B e C tra di loro devono essere dello stesso valore. Ok? Per farlo nel nostro caso è sufficiente, per esempio, moltiplicare per 2 la prima equazione e cambiare segno alla seconda, moltiplicarla per 1 se volete. In questo caso otteniamo, ricordare 6x più 4y uguale a 10, cambio di segno alla seconda, meno 5x più 4y uguale a meno 1. Porto i termini x a destra e ottengo 4y uguale a 10 meno 6x e 4y è uguale a meno 1 più 5x. Adesso a sinistra ho la stessa espressione, che è 4y. Ripeto, ho moltiplicato la prima espressione per 2 e la seconda per meno 1. Ok? Se 4y è uguale a 10 meno 6x e 4y è anche uguale a meno 1 più 5x, significa che 10 meno 6x è uguale a meno 1 più 5x. È un'equazione, ne deduco che 10 meno 6x è uguale a
meno 1 più 5x è un'equazione solo in x. Determino x e poi torno indietro e utilizzo una delle due precedenti, una qualsiasi. Ok? Quindi andiamo avanti con l'equazione così ottenuta. Quindi ripeto, 10 meno 6x è uguale a, se non ricordo male, meno 1 più 5x, fatemi controllare. Sì. Quindi porto il 5 a sinistra e il 10 a destra, quindi meno 6x meno 5x è uguale a meno 1 meno 10, meno 6 meno 5 meno 11x, meno 1 meno 10 meno 11, da cui x vale 1. Ok? Trovato il valore di x, utilizzo per esempio la prima equazione, metto nella prima x che vale 1 e trovo la y, quindi mi passo a x che vale 1 e la prima era 3x più 2y che vale 5. Scrivo la prima mettendo 1 al posto di x e trovo la mia y. Quindi 3 più 2y è uguale a 5, quindi 2y è uguale a 2 e così y è uguale a 1, x è uguale a 1, la coppia 1, 1 è soluzione. Non è molto diverso dalla dimensione di questo, bastava fare la differenza e y spariva comunque. È tutto chiaro? Ma se noi già da 4, quando c'era 4 y non uguale 10 meno 6x? Questa? Noi avremmo scoperto il valore della x e facciamo direttamente 10 meno 6x. Sì, c'è uguale. Ok. Va bene anche così. Sì, certo. Tutto chiaro? Bene, una cosa, non so se il vostro testo lo fa, ma normalmente qualche libro dice per fare il metodo della sostituzione, anziché avere la stessa espressione sopra e sotto, risolvono sia la prima che la seconda rispetto, per esempio una delle due, cioè anziché avere 4y qui hanno y, quindi dividono per 4. Come questo è un passo superfluo, che è sufficiente che a sinistra nella prima e nella seconda equazione ci sia la stessa grandezza. Se y o 4y, poco importa, basta che sia la stessa. E basta che a destra, in entrambe le equazioni, non ci sia se non una sola incognita, che altrimenti serve a poco. Se ho due incognite, comunque non risolvo niente. Cioè non determino né l'una né l'altra. Ok? Cioè, sul libro pone un passaggio in più, divide per 4 la prima e per 4 la seconda e poi eguaglia il risultato. Non ha molto, non è di grande utilità, non è sbagliato ma non è molto utile, meglio lasciarlo così, fate meno calcoli. Altro esempio, volte 5 meno 6 y.
questo sistema non è in grado normale, prima di decidere un metodo lo trasformiamo in forma normale, quindi togliamo che fare la prima situazione, possiamo lasciarla così portando l'1 a destra, quindi 3x meno 2x è uguale a meno 1, quindi tolgo le parentesi, 3x più 3 più 11 è uguale a 10 meno 12x. Porto le y a sinistra, i 3 e 11 li sommo e li porto a destra, ok? Per avere il... E 3x per il primo? No, è 3x, scusa, 3 per x, scusa, la mia x non è... la riscrivo un po' meglio. Per ancora un passaggio, poi ci avremo in forma normale, la prima la copiamo così com'è. Quindi 3x meno, anzi, a dire la verità, prima mettiamo la x e dopo la x, per essere proprio formalmente un giudizio critico. Quindi meno 2x più 3x vale meno 1, poi abbiamo 3x, poi meno più 12x uguale a 10 meno 14, fatemi controllare, qui viene 14, 10 meno 14, ok. Ancora un passetto. Ok. Tutto chiaro? Però qui abbiamo due possibilità. La prima è, come propone il testo, dividere la prima equazione per 3, la seconda per 12, in modo da avere y sia sopra che sotto, spostare tutto il resto a destra e poi usare il confronto. Okay. Però se divido per 3, qui ho meno un terzo, qui ho meno due terzi. Se divido per 12, qui ho meno un terzo, qui ho un quarto. È più sconveniente lavorare con le frazioni, okay? Mi conviene lasciare 12y nella seconda e avere 12y anche nella prima, okay? Potrei farlo anche con la x? Sì, potrei farlo anche con la x, ma per avere lo stesso termine con la x dovrei moltiplicare questa per 2 e questa per meno 3, moltiplicandole entrambe. Invece in questo modo moltiplico una sola equazione, faccio meno calcoli. Non so se è chiaro l'idea che c'è sotto. Quindi moltiplichiamo la prima equazione per 4 e poi usiamo il confronto. In teoria possiamo usare anche le riduzioni, hanno lo stesso coefficiente, sono equivalenti. Per 4 e poi sposteremo tutto ciò che non è y a destra. Ok? Quindi mi ritrovo con la prima equazione che diventa meno 8x più 12y uguale a meno 4 più 3x più 12y uguale a meno 4. Sposto tutti i termini senza la y a destra, 12y uguale a meno 4 più 8x e 12y è uguale a meno 4 meno 3x, da cui ottengo che meno 4 più 8x, questo è un più, è uguale a meno 4 meno 3x. D'accordo? Sviluppiamo quest'ultima equazione, la riscrivo, meno 4 più 8x uguale a meno 4 meno 3x. Il 4 a destra e a sinistra si può semplificare, quindi otteniamo 8 più 3 11x uguale a 0. Se la x è nulla, torniamo al sistema di partenza, per esempio a questo, prendo la prima equazione, se la x è nulla,
e la abbino all'equazione, dov'era? Meno 2x più 3x è uguale a meno 1. Da cui ottengo x uguale a 0, 3x uguale a meno 1, e quindi x è 0 e y è meno 1 terzo. In alternativa potevo anche, una volta arrivato qui, usare la riduzione. Cioè, la prima equazione meno la seconda, la x è un po' via, a destra mi rimane meno 8 meno 3 fa meno 11x, e a destra 0, x uguale a 0, è equivalente. Questo mi è giusto. D'accordo? Terzo metodo per risolvere. Ne esiste un quarto, che è il metodo detto di Cramer, che utilizza un concetto che non abbiamo ancora visto, che è quello di matrice di determinante, se casomai lo faremo più avanti. Per adesso mi fermo e facciamo insieme esercizi sui primi questi tre metri che abbiamo visto. Domande?